Buongiorno, trasmettiamo Check Up. La puntata odierna è dedicata all'influenza. Partecipano il professor Antonio Sanna, immunologo, preside della Facoltà di Medicina dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, il professor Eolo Parodi, presidente della Federazione Nazionale Ordine dei Medici. Buongiorno da Luciano Lombardi. Ogni anno all'inizio dell'inverno si riparla dell'influenza, se ne discutono l'origine, l'andamento epidemiologico, le conseguenze. E ogni anno, quasi come per i tifoni dei tropici, si tenta di dare un nome all'influenza. In realtà l'identificazione del ceppo virale di questa malattia porta di volta in volta ad una serie di considerazioni. Ebbene, Check Up oggi affronta questo argomento che costituisce nel nostro paese una delle più rilevanti cause di assenteismo nei posti di lavoro, nelle fabbriche, così come nelle scuole. Se noi pensiamo che nel 57-58, gli anni in cui l'asiatica fece la sua apparizione in Italia, avemmo 26 milioni di casi di influenza, possiamo renderci conto dell'incidenza di questa malattia nella vita di ogni giorno nel nostro paese. Abbiamo preparato dei grafici, delle tabelle con altri dati abbastanza significativi. Come vedete in questa prima tabella, negli anni dal 56 al 58, l'epidemia di asiatica in Italia ha registrato 40.585 morti. Negli anni dal 65 al 68, per una riaccensione, per un riacutizzarsi dell'epidemia di influenza asiatica, abbiamo avuto un eccesso di morti pari a 43.585.